Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare vi dico che se non ve ne siete accorti ho cominciato a pubblicare anche dei video il venerdì, sempre appunto legati all'Iran. Ovviamente continua la serie, avendo parecchi video e volendo finire i video appunto in breve tempo, sto cercando appunto di portarvi dei video anche il venerdì, quindi il nostro appuntamento settimanale raddoppia almeno per un certo periodo, spero magari fino al periodo natalizio, magari un pochino oltre anche. Detto questo, direi di dedicarci immediatamente a quella che è la città del video di oggi, ovvero Shiraz. È un video tra virgolette monotematico su una sola città, perché comunque Shiraz è una delle città principali dell'Iran, è anche stata capitale ed è conosciuta come la città dei poeti, della letteratura e del vino. Questo non perché si riesca a reperire degli alcolici in città, anzi, ma perché il più antico esempio di vino del mondo, risalente a circa 7.000 anni fa, è stato ritrovato e scoperto appunto nei dintorni di questa città. Andando un pochino più nello specifico in quello che c'è da vedere in città, la prima cosa che abbiamo visto noi è stato l'Haram Garden, il giardino più famoso in città, in cui trovare una vasta varietà di rose, palme e cipressi. Al suo interno ospita anche una splendida dimora ottocentesca, quindi assolutamente consigliato. Non era propriamente nel massimo del suo splendore quando ci siamo andati, perché appunto per loro è autunno, quindi non è che ci fossero molte fioriture in corso. In ogni caso, direi che meritava. Seconda attrazione in città, direi forse la più importante, è quella che viene conosciuta da tutti come Moschea Rosa. Per l'appunto è una delle moschee più fotografate ed eleganti dell'Iran meridionale e appunto deve il suo nome, almeno il suo tra virgolette nome d'arte, all'insolita preponderanza del colore rosa nelle decorazioni. In più vi aggiungo che se volete fare degli scatti molto belli all'interno della moschea sfruttando la luce che entra dalle vetrate, il consiglio mio è quello di andarci di prima mattina, quando magari non c'è troppa gente, e c'è un fantastico gioco di luci con il sole che appunto entra direttamente dalle vetrate. Terza tappa a Shiraz, il mausoleo di Hafez. Hafez è il più grande poeta lirico iraniano e il suo mausoleo si erge all'interno di un curato giardino ed è meta di pellegrinaggio di molti iraniani che appunto vengono a rendergli omaggio. In serata siamo stati lasciati liberi. È il centro del mercato della città ed è affollato di gioiellieri, venditori di tappeti e altri artigiani tradizionali. E per l'appunto abbiamo esplorato sia il bazar che ovviamente anche un pochino i dintorni durante appunto la serata con appunto il sole che era calato nel frattempo mentre eravamo all'interno del bazar. Diciamo che l'esperienza del bazar ovviamente è assolutamente meritevole. Per concludere, il mattino successivo abbiamo fatto tappa al mausoleo dello Shah Cheragh, spero di averlo detto giusto,
In ogni caso, anche questa non è una cosa particolarmente turistica, ma è uno dei luoghi santi dell'Islam ed è meta di frequenti pellegrinaggi. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate trovato interessante quello che ho visto nella città di Shiraz e nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Se avete qualche domanda legata al mio viaggio in Iran o comunque qualche curiosità che volete vi venga magari chiarita, lasciate un commento qui sotto, sto cercando di raccogliere più domande possibili in modo tale da poter magari rispondere a quelle un pochino più gettonate in un video apposito. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate il link a tutti i miei social in modo tale da seguirmi in diretta nelle mie avventure in giro per il mondo quando appunto viaggio. Noi ci vediamo venerdì a questo punto con il prossimo video e vi dico, have a nice life!